Ti prego Luca, aiutami, voglio andare via dall'Italia, non ce la faccio più a subire la pressione fiscale, la burocrazia e le problematiche intrinseche del nostro paese, aiutami a scegliere una destinazione. Ecco, questa è la domanda con la quale si apre la maggior parte delle mie consulenze personalizzate. Ora, con questi ebook io e il mio network di professionisti che da 15 anni ci dedichiamo alla pianificazione fiscale e ai piani di residenza fiscale, cerchiamo dunque di rispondere a questa domanda definitivamente, quindi in maniera definitiva, in maniera assolutamente semplice e comprensibile. Come scegliere il paese dove trasferirsi? Tutto ciò di cui hai bisogno per scegliere il paese dove trasferirti e come fare per trasferirti. Quindi dalla pratica, dall'esperienza di 15 anni di attività, di 15 anni di consulenze legate ai piani di residenza e pianificazione fiscale, abbiamo finalmente progettato un ebook che nasce appunto dalla penna di un network di professionisti internazionali, io a capo e tutti quanti chiaramente coordinati all'interno di questa rete di professionisti assolutamente skillati, assolutamente straordinari, che fanno il punto, che facciamo dunque il punto, dove viene fatto il punto dei 50 paesi, secondo noi, oggi migliori nel mondo, dove trasferire la propria residenza fiscale. E quello che troverai all'interno di questi ebook, quindi è un'analisi puntuale, fatta tra l'altro in maniera assolutamente semplice, assolutamente diretta, assolutamente naturale, quindi senza legalese, ma in maniera assolutamente intellegibile, immediatamente intellegibile e comprensibile. 50 paesi dall'Angola alla Repubblica Ceca, passando per Malta, spostandoci da Hong Kong dal Regno Unito, sia paesi compresi all'interno dell'Unione Europea, sia paesi che si trovano secondo noi i migliori paesi di ciascun continente. Quindi verranno analizzati anche paradisi, sono analizzati anche paradisi fiscali come Panama, come il Paraguay, fino appunto a spostarci nel continente africano, che appunto dà sicuramente ulteriori spunti. Questo per tenere in considerazione quelle che sono le esigenze della platea di clienti e contribuenti che sono stanchi di pagare l'80% di tasse in Italia e che stanno cercando una soluzione alternativa. Viviamo oggi in un mondo estremamente liquido, estremamente fruibile, estremamente fungibile, in cui è possibile spostarsi e portare con sé la propria azienda. Questo per andare a cercare delle condizioni di vita migliore, perché ricordiamoci che la tassazione non è tutto, il sistema fiscale è importantissimo e viene analizzato attentamente all'interno di questo ebook, ma non è l'unico, perlomeno non è il principale driver da prendere in considerazione se stiamo pensando di andare a vivere all'estero. E quindi bisogna guardare anche al sistema politico, al sistema sociale, a quello o alla tipologia, alla qualità di vita che si va cercando nel momento in cui si vuole attraversare il confine, perché è vero che attraversando il confine ci si trova nel paese delle meraviglie, per così dire, se la scelta è nostra ci si trova davvero nel paese delle meraviglie, nella misura in cui è possibile decidere finalmente per sé senza subire le scelte altrui, politiche tendenzialmente sbagliate, italiani, non lo dico io, ce lo insegna la storia politica e economica degli ultimi 50 anni in Italia, è possibile sottrarsi finalmente a questa legiferazione assurda e insensata e andare a cercare delle condizioni di vita migliori, non solo fiscali, ma anche personali, ma anche sociali. Dunque, all'interno di questo ebook, frutto dell'esperienza di 15 anni di attività, troverai 50 paesi analizzati in dettaglio. L'analisi dei principali sistemi di tassazione, quindi all'inizio, per farti capire meglio come funziona ciascun paese, ti spiegherò quali sono i sistemi di tassazione, ce ne sono quattro nel mondo, quindi ti spiegherò i sistemi di tassazione territoriali, i sistemi di tassazione cosiddetti da Worldwide Income Taxation, i sistemi di tassazione su base di cittadinanza e ti farò capire quale può essere più adatto alle tue esigenze e perché. Troverai all'interno di ciascun paese delle schede illustrative, quindi dei grafici che ti aiuteranno nella comprensione immediata della situazione non solo fiscale, come ti dicevo, ma anche economica, anche politica e soprattutto ti analizzeranno quelli che sono i visti principali, perché quando andiamo a trasferirci in paesi che non sono quelli dell'Unione Europea, è evidente che dobbiamo fare il conto con la richiesta di un visto, di un permesso di soggiorno, quantomeno. E quindi ti spiegherò che cosa conviene esattamente a te o al tuo nucleo familiare se hai intenzione di spostarti con tutta la famiglia. Troverai ancora la classifica dei paesi migliori, quelli che secondo noi appunto sono i migliori paesi in cui oggi vale la pena spostarsi, ricordandoci sempre che il trasferimento di residenza non è permanente, non è definitivo, quindi è sempre qualcosa su cui possiamo ritornare.
con estrema semplicità se lo facciamo con il consulente giusto. E ti spiegherò per ciascun paese quali sono le diverse opzioni per entrare all'interno di quel paese, spiegandoti chiaramente, poi entrando nell'analisi, nel dettaglio di quella che è la tassazione. Ovviamente è il core di ciascun paese, in ogni caso vengono analizzati altri fattori, ma le imposte è il mio focus principale, perché evidentemente è la mia specializzazione principale. Ti spiegherò quali sono i paesi invece da evitare a tutti i costi. Parliamo di 800 pagine di un volume straordinario, lo ripeto, tutto ciò di cui hai bisogno per scegliere il paese dove trasferirti e per sapere come trasferirti, e ti verrà spiegato nel dettaglio quali sono i passi da condurre e quelli da evitare assolutamente per evitare problemi con la fiscalità italiana, perché tu sai che quando ti sposti da solo o con la tua famiglia sei passibile di accertamento da parte della fiscalità, del fisco, delle tax authorities italiane. Questo perché evidentemente nessuno Stato ha piacere di perdere un contribuente, ormai i controlli a partire dal 1 gennaio 2017 sono pressoché automatici, comunque adesso avvengono davvero in maniera massiccia. Dunque, all'interno di questi ebook scoprirai esattamente dove andare, o meglio, scoprirai esattamente qual è la metodologia esatta per trasferirsi ed evitare problemi con il fisco da ora e per sempre, e soprattutto potrai farti un'idea chiara e definitiva di quali sono le mete che fanno al caso tuo ed evidentemente della tua famiglia, ma anche del tuo business. Quindi non perché viene identificata quella che è la tassazione personale, ma anche quella che è la tassazione dell'impresa, ok? Quindi andiamo, cerchiamo all'interno dell'ebook di rispondere a un'esigenza a tutto tondo di un imprenditore che voglia trasferirsi, o di una persona fisica che voglia trasferirsi con un business al seguito o con un nuovo business da aprire. Il prezzo è veramente ridicolo, ricomprende la somma, ti ripeto, di 15 anni di esperienza. È giusto che però oggi tutti abbiano la possibilità di muoversi e spostarsi al di là del confine italiano, perché in questa situazione la cosa più intelligente da fare è trasferire la propria residenza fiscale. Io sono Luca Taglialatela, se mi hai sentito fino in fondo probabilmente già mi conosci, mi auguro che il mio ebook ti piaccia, aspetto un tuo feedback assolutamente, sicuramente positivo, non potrebbe essere diversamente, ci vediamo presto, buona lettura!